Come associazione Moica abbiamo organizzato la presentazione del progetto che è in itinere dal 2014. Il progetto parla di prevenzione della violenza di genere, di educazione alla non violenza e di educazione al sentimento ed è rivolto principalmente ai ragazzi. La prevenzione parte da due punti fondamentali: il dialogo, che di cui si parla molto ma nessuno veramente dialoga, perché il dialogo prevede che cosa? Due interlocutori che abbiano voglia di mettersi in discussione e soprattutto che abbiano l'umiltà di rendersi conto che possono anche sbagliare. Quindi, proiettato in questo progetto, il dialogo è la cosa più importante. Poi c'è l'educazione ai sentimenti, che viene proposta sia ai docenti, non solo ai ragazzi, ma anche ai docenti come formazione, e agli studenti per riuscire a far loro capire che la violenza innanzitutto fa parte della nostra natura, dobbiamo ammettere questo, è importante, ma poi si può naturalmente arginare e soprattutto buttare tra virgolette in altro, cioè non necessariamente contro una persona. E gli esempi possono essere tanti. Io ho assistito, l'ho anche scritto in un libro anni fa, ad una scena al supermercato, una mamma ed con una bambina e una signora anziana con un maschietto, era la nonna. Il maschietto dà un calcio, sferra il calcio alla bambina e la nonna, dopo che sente la bambina urlare, le dice: ma sai, è un maschio. Cioè, questo ci fa vedere che gli stereotipi, questo è uno stereotipo di genere, no? Che dice il maschio ha bisogno di muoversi di più, non è vero, anche una bambina dopo che sta tutto il giorno in classe ha bisogno di muoversi, ma lo stereotipo di genere fa che cosa? Fa sì che le femmine siano portate a subire, perché sai, i maschi sono così. Questo insegnamento cosa fa? Favorisce al bambino fin da piccolo a sentirsi così autorizzato ad essere violento, quindi a non parlare, a non dire a quella bambina mi sei antipatica, ma a sferrargli un calcio. La Commissione regionale Pari Opportunità ha patrocinato l'incontro di questa sera organizzato dal MOICA si concentra sul tema della prevenzione della violenza, no? È uno degli aspetti fondamentali del contrasto alla violenza di genere, lo leggiamo nella Convenzione di Istanbul soprattutto diciamo, per fare una giusta prevenzione è fondamentale che noi istituzioni ci muoviamo con la rete delle associazioni per promuovere un cambiamento nella cultura delle relazioni fra i due generi e quindi sia basata sul rispetto del genere femminile, per promuovere soprattutto una destrutturazione degli stereotipi di genere che poi alimentano questa cultura patriarcale che è alla base della violenza, quindi un'azione di sensibilizzazione da rivolgere soprattutto alle giovani generazioni, quindi nelle scuole, e un'azione di formazione di quelli che sono gli operatori, dalle forze dell'ordine alla magistratura, gli operatori sanitari che hanno a che fare con i casi e le vittime di violenza, per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria. E soprattutto è importante come si comunica, che linguaggio si usa quando si parla di violenza di genere, e questo per evitare che si alimentino poi stereotipi sbagliati, immagini sbagliate della vittima di violenza. Quindi è un fenomeno complesso e va affrontato in diverse direzioni e dobbiamo partire dalla prevenzione. Siamo stati in